Un sacerdote calabrese sostituirà la Danita, Monsignor Giuseppe Schillaci, alla guida della diocesi di Lamezia Terme. Si tratta di Don Serafino Parisi della diocesi di Crotone, che quindi subenda al vescovo Danita, che lascia la diocesi lametina dopo 3 anni per raggiungere quella di Nicosia, in Sicilia. Nato il 3 gennaio del 1962 a Santa Severina, in provincia di Crotone, il vescovo eletto della diocesi di Lamezia Terme, Don Serafino Parisi, nel suo primo messaggio alla diocesi lametina ha scritto fra l'altro: «Vengo a voi a braccia aperte per accogliervi e per dirvi che ci sarà spazio nella mia vita per voi tutti, a braccia aperte e vuote di qualsiasi altra cosa, perché ogni mia cura e tutte le mie energie siano al servizio di questa porzione di Chiesa che per sola grazia mi è stata affidata». Il vescovo eletto poi riserva un tenero saluto a Monsignor Schillaci: «Con animo grato saluto Monsignor Giuseppe Schillaci, che con la sua mitezza ha inciso nel cuore di questa diocesi un sigillo indelebile». E la comunità ecclesiale della diocesi di Lamezia Terme renderà grazie al Signore per gli anni del ministero episcopale di Monsignor Schillaci durante la concelebrazione eucaristica di martedì 31 maggio alle 18, festa della Visitazione presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Ricordiamo che il nuovo vescovo di Nicosia, la Danita, Monsignor Giuseppe Schillaci, prenderà possesso della sua nuova diocesi in provincia di Enna sabato 11 giugno 2022.